Per raggiungere certi obiettivi bisogna lavorare tanto e sodo. Secondo me deve cambiare un po' la nostra mentalità, perché la mentalità che abbiamo dei nostri giocatori è un po' lo specchio di quello che è la nostra nazionale. La paragono sempre ad altre realtà che ho avuto la possibilità di conoscere grazie al rugby, quindi quando giocavo in Coppa, quindi a confrontarmi con altre persone. Loro lo vivono diversamente, però è imposto in maniera diversa, quindi già dall'alto deve cambiare qualcosa. Se cambia qualcosa dall'alto, dove è gestita per uno scopo, e lo scopo è quello di formare dei veri giocatori e non far sì di farseli scappare in giro per il mondo, forse c'è un po' più di continuità e forse riusciremo ad avere qualche risultato in più. Tante cose probabilmente, non so bene quale sia la ricetta, perché se sapesse probabilmente avrebbe già iniziato qualcuno a sistemare le cose. Probabilmente c'è bisogno di sistemare delle cose più dall'alto, diciamo, per cercare di migliorare poi nel piccolo ogni singola società. C'è bisogno di formare bene degli allenatori, perché i ragazzi hanno bisogno di crescere con il rugby e crescere come sta crescendo tutto il mondo, non rimanendo indietro ogni volta di 10 anni rispetto agli altri. È importante secondo me la formazione soprattutto dei tecnici e dei formatori assolutamente. Diciamo che siamo fermi a un livello di gioco molto base e che, a quanto ho visto io, non si è ancora evoluto dalle precedenti edizioni o comunque dagli anni passati. Se evolvessimo il gioco e ovviamente tenessimo forti le basi, ma sviluppando il gioco anche in base alle caratteristiche stesse dei giocatori che sono effettivamente in campo, potremmo avere dei risultati più effettivi, ma non solo a Sei Nazioni, qui in ogni squadra. Purtroppo facciamo ancora parte di una categoria nel quale, soprattutto nelle nostre regioni, in cui i ragazzi approcciano al rugby come ultima spiaggia dopo aver provato tanti sport nei quali non hanno trovato né uno sfogo né qui riesco, e quindi ho detto proviamo, perché qua c'è questa cultura del c'è posto per tutti, che in realtà è vero, però poi per diventare qualche cosa di più devi diventare un atleta, e il rugbista birra e salsiccia non va più di moda. Ci sono 15 giocatori che giocano in 15 ruoli differenti, tutti importanti, tutti diversi. Sono tutti belli. Diciamo, essendo tutti importanti, mi dispiacerebbe uno a discapito di altri. Io ho giocato per una vita estremo numero 15 e lo reputo il più bel ruolo, però è un ruolo che è difficile, dove tu sei da solo. Devi comunicare a chi ti sta vicino certi movimenti, tuoi inserimenti, ed essendo l'ultimo sei gli occhi della squadra e devi dare fiducia, tranquillità e nello stesso tempo comunicare dove, come e quando è giusto attaccare o difendere. Da spettatore mi piace un sacco vedere degli atleti che riescono ad arrivare a fare delle cose che non si erano mai viste prima,
il rugby è in evoluzione costante, ci sono dei giocatori che sono in grado di fare delle cose che solo 10 anni fa erano impensabili, giocatori del peso di 120 kg che corrono come un centometrista, secondo me sono delle cose che mi piacciono, mi affascinano tantissimo nel rugby. Tutto, fa tutto. Le torte per i terzi tempi, l'elenco dei bambini che verranno ai concentramenti, per rovescia i calzini sporchi dopo i concentramenti, il tè, porta il tè, cura con effetto placebo qualche pianto, tutto, può fare tutto. Mi chiamo Massimo Cavalieri, ho giocato quasi 30 anni a rugby, anche ad alti livelli, vengo da campionati d'eccellenza con Rugby Rovigo. Ho avuto qualche exploit in giro sia a Venezia che una bella parentesi a Badia. Ciao, sono Andrea Bottone e gioco apertura. Filippo Zanella, 29 anni, fisioterapista del Bologna Rugby 1928. Michela Abazzi, faccio la volontaria nel Ravenna Rugby come preparatrice atletica e fisioterapista all'occorrenza. Gianluca Auger, allenatore. Mi chiamo Gemma, sono una mamma volontaria al 100% del Ravenna Rugby.